credo che sia albanese. Dimmi. No, ma siamo... Pronto? Tra poco ti porto dentro una signora. Tra poco ti porto dentro una signora che è stata oggetto di un grave atto di criminalità a Milano. Si chiama Genevieve. Te la porto subito, te la porto fra pochissimo, te la porto. Un atto gravissimo, immortalato dalle telecamere nel silenzio generale del sindaco Sala. Sì, il sindaco silenzioso di fronte a questa cosa qua. Non l'ha manco chiamata, credo. Non l'ha nemmeno chiamata fino a prova contraria. Signora Genevieve, una vergogna assoluta. Dimmi da Bergamo. Buonasera. Tu dici chi sei diventato? Come Mario Giordano sono sei diventato. Macedone. Comunque dimmi. Dimmi. Che sei? Che c'è? Dimmi. È Macedone. Certo, un posto infrequentabile, caro Dimice. Fermi tutti. Fra poco arriva la signora Genevieve, che devo dire la verità, mi ha detto prima, io ancora non mi sono ripresa. Adesso ci racconterà tutto, un fatto gravissimo, non sto scherzando, avvenuto a Milano, ripreso anche dalle telecamere, devo dire la verità, buttata per terra, io ho visto questa scena buttata per terra. Eccola qua, fra poco arriva, fermi tutti. Eccoci qui, caro David, eccoci qui. Enrico da Alessandria, poi ti presento la signora Genevieve. Signora Genevieve. Garcet. E il par français, come moi. Per il par français, ma parleremo italiano naturalmente, di origine française, di Grenoble. Famiglia di Parigi. Ma molto bene. Enrico, dimmi che c'è. Ciao Beppe, buona serata. Dimmi. Una cosa, Ciao Enrico. Allora, signora Genevieve, intanto buonasera. Buonasera, benvenuta in questa grande arena dove lei può dire quello che vuole, signora Genevieve. Alleluia. Come sta innanzitutto lei? Come sta? Molto male. Molto male, in che senso? La vedo anche truccata. Mi dispiace, bene, fisicamente, apparentemente cerco bene. Cerco di salvarmi, ma... Ma che cosa le è successo? Cioè, adesso lei prima mi ha raccontato di questa aggressione sotto casa aggressione, sua. Aggressione, sì, esatto. Cioè, lei è stata buttata per te. Come dalla... ho messo la chiave nel portone, dicevo che ho visto questi due esemplari che mi hanno fulminata e ho capito che dovevo morire. Dove? Caracciolo. Sì, non lo diciamo adesso dove esattamente. Vabbè, insomma, Milano. È zona centrale comunque. Sì. Ha visto questi due esemplari, quando ho messo il piede sul marciapiede mi hanno fatto paura. Ma esemplari di che? Lei dice esemplari di maschi, uomini? Sì, erano due ragazzi. Ma di che? 20, ma di che erano extracomunitari, neri? No. Allora erano, sì, i sinti. Molto probabilmente. Sì. Ragione bianca, capelli neri. Volevano rapinarla. E quindi loro mi hanno fulminata, aspettavano la mia collana, mi stavano aspettando. Ma perché stavano aspettando? Per quella collana lì. Lì c'è un mistero, perché chi era tempo che non la mettevo più questa collana, eppure erano lì per questa collana. L'hanno rubata alla fine? Sì, certo. L'hanno buttata per terra? Sì, allora... Ho messo la chiave nel portone, si sono messi una mascherina, mi hanno bloccato le braccia contro il corpo, l'altro sberle in faccia per farmi star zitta, mi hanno picchiata, mi hanno stretto il collo, non riuscivo più a respirare. E poi è andata anche per terra, ho visto. Ecco, dopo poi, allora, dei due mi ha strappato la collana, il mio cane, poveretto, è saltato giù a chiedere aiuto ed è un cucciolo, bravissimo. Vabbè, abbaiava per chiedere aiuto, io continuavo ad abbaiare aiuto e quello mi picchiava perché cioè, mi metteva la mano in faccia per farmi star zitta, e uno dei due mi ha strappato la collana e poi mi hanno preso e mi hanno scaraventato giù per terra. Io infatti ho visto quell'immagine di lei scaraventata giù. Ora lei ha più di 70 anni e dunque qualche conseguenza ce l'avrà avuto. Che le hanno detto all'ospedale? Per fortuna no, niente, non sono voluto andare, ero troppo stravolta, hanno chiamato mio figlio che era su, mio figlio è venuto giù, abbiamo chiamato ma lei ha paura oggi a Milano a uscire di casa? Sì, certo. Molta paura. Io da allora non esco più. Allora sono partita. Lei è uscita oggi per venire qua, ma si è fatta, ha detto, se lei mi prende un taxi sotto casa mi viene a prendere, altrimenti non esco da casa. Esatto, e poi le ho detto stasera voglio essere riaccompagnata, ma dentro ho paura. Dentro, signora, sotto casa come possiamo accompagnarla dentro? Però, una sua amica è venuta a accompagnarla. Sì, però la mia amica, per fortuna, ma anche lei ha paura. E ma perché Milano è una città insicura? Ormai molto insicura. Il sindaco l'ha chiamata dopo quello che è successo, abbiamo visto dalle immagini tutte in televisione, immagini drammatiche.
stato esemplare, ma neanche per sogno. Esemplare, signor Sala. Signor sì, Sala. Non l'ha chiamata. No, se n'è ben guardato. Molto beh, grave. Se dovesse chiamare tutti quelli che hanno subiscono una piccola aggressione. Ma okay, pensa che dispiacere, poverino. Ma no, mi dispiace, ma almeno per rispetto verso certo. I milanesi. Cioè, certo. Questo pensa alle piste ciclabili, a non far girare le macchine, invece di pensare alla sicurezza di Milano. E questo molto è grave. Gravissimo. Molto questo grave. È molto grave. Io rischio. È un tentato omicidio il mio. Ma perché il sindaco? Io faccio un appello al dottor Sala. Il dottor Sala lo conosco, ogni tanto lo incontro, eccetera. Allora, perché lei non chiama questa signora? Questa signora sarebbe un grande gesto. Deve è stata tutto, malmenata. Deve, sì, la ma che vuol dire chiamare? C'ha da fare un sacco di cose, dice Parenzo. Ah, poverino, è troppo impegnato. Però il rispetto verso i milanesi. Allora, io sono francese, sì. Ho amato Milano, ma mi sono sposata a Milano. Tutti quelli a cui capita qualche cosa, il sindaco fa. No, il mio caso è molto grave. Carità, mi dispiace. Il suo caso è gravissimo. È molto grave. Caso è sicuramente gravissimo. Certo. Dopodiché, vabbè, glielo dico io. Massima solidarietà da parte dell'amministrazione comunale, ovvio, ma. E dov'è finita questa solidarietà? E dov'è? Di solidarietà eccomi. Non ne vedo. L'esprimo a nome dell'amministrazione comunale ma di Milano. Ma tu non conti un cazzo, ma che c'entra? Come esponente come della sinistra, io... dici tu? Come esponente... Ma no, per l'amor di Dio. Ma lei che cosa ha votato alle ultime elezioni, signora? Cosa non di sicuro questa gente qui. E chi ha votato? Avrà una persona che ha votato? Avrà votato Salvini, la Meloni, avrà votato sì, Vannacci. Certo. Sì, questa è la destra, diciamo. E beh, sicuramente. La sicurezza, dicono a sinistra, è quella del governo. Non è che decide il governo, non il comune. Sala non può fare niente sulla sicurezza in città, dicono, no? O no? Oppure... Così dicano. Invece non è vero. Ma non è assolutamente vero. Io penso intanto che invece di pensare alle piste ciclabili sarebbe opportuno tutelare la sicurezza della gente. Perché io quando vado in stazione devo essere accompagnata. Perché se lei ha molta paura di andare in stazione. Ma certo, ma questa è la paura della questa gente. È Milano, questa no? È Milano e io ho conosciuto un'altra Milano. Signora, ma a Parigi non sarà così diverso, nelle grandi capitali. Sì, beh, per forza quando abbiamo degli imbecilli come abbiamo noi Macron, lasciamo perdere. Però senta, lasciamo un po' perdere tutta sta gentaglia. E beh, certo, gentaglia Macron, però mi permetta signora, mi permetta, io sono felicissimo che lei sia in Italia, abbia scelto l'Italia per vivere, dopodiché sì. Che Macron sia gentaglia, sì. Ma come si fa? Macron ha studiato all'ENA. Ma guardi che uno... Ah sì, ma va... Allora, uno può avere 10 lauree ed essere un perfetto idiota. Ecco. Ma come quindi... fa a dire che Macron... Ma come si permette? Ma io come me si lo... permette mi di permetto così sì, di perché... Macron? Allora, perché me lo per... allora, mi permetto? Signora, perché io sono... E non mi rompa i coglioni. Ma io voti voto Le Pen, non rompa ma i coglioni. Certo. E chi se ne frega, guardi. Certo. Scusi, ma chi se ne frega? Che cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Qual è il provvedimento che lei adotterebbe nei confronti, per esempio, degli immigrati o dei signori rom? Ma allora, intanto chi va bene, chi lavora bene, chi non lavora è espulso, basta, cosa fanno questi? Beh, questo mi sembra, è quello che dico io, ma caro Parenzo. Vediamo, della gente che è stata condannata, sì. Che per anni dovrebbe essere buttata fuori. Come quello, là che, sta, come quello là che è stato esatto, investito dalla signora. Esatto, certo. Ecco, lei che vorrebbe dire a quella signora che adesso... Gli darei una medaglia. Darebbe una medaglia. Sì. Signora Genevieve, la signora. Sì, mi la signora dal certo. La signora d'Alpino da Macron gliela fa consigliare da Macron la medaglia no la d'Alpino la signora quella là che ha investito il marocchino a Biarreggio darebbe una medaglia vabbè. Certamente capito ma che, io non l'ho capito scusi questa qua è una sostenitrice di Marine Le Pen vabbè, no, non c'è allora, problema, scusi a me non me ne frega niente che esatto. Sono di qua che sono di là io quello che vorrei sono delle persone serie che siano alla testa delle nostre città dei nostri paesi e che allontanino la delinquenza molto bene poi che sia verde, bianco, rosso a me non me ne frega Petain? Niente Petain? Chi è serio? Petain? Ma chi che c'entra serio, Petain? Quello è un'altra ma chi è serio? Ma che c'entra? Ma guardi, vogliamo essere un po' seri vogliamo essere un po' seri lei vuole dare una medaglia alla signora d'Alpino e facciamogli certo, dare una medaglia alla signora d'Alpino e glielo darei sì benissimo, ma grazie non ho capito perché dobbiamo condannare le persone oneste e lasciare vincere i disonesti. Beh, questo è morto. Allora, mi dicano che io devo andarmene via da Milano. Io mi rifiuto. No, io ho conosciuto una Milano bellissima.
Ho conosciuto una Milano magnifica, perché devo andarmene per lasciare il posto ai delinquenti? Ma non ci penso proprio. Ma chi ha detto che deve andare via? Signora, rimanga, non me ne frega un cazzo, sono felice se rimane, ma figuriamoci. Grazie signora, a presto, mi raccomando, un abbraccio. Combatta sempre, combatta sempre, si riprenda. Io vado avanti. Combatta, certo. A Milano bisogna bisognerebbe uscire liberamente, andare alla stazione senza problemi, senza rottura di coglioni. Uscire da casa tranquilla, poter avere anche un anellino, la mia fede. Signora, ma Milano non è Bogotà! Milano non è Bogotà! Sta descrivendo la città come se fosse Bogotà! Ma va? Ma va? Fermi tutti! Fermi, grazie signora Genevieve, lei è un mito. Che miseria. Il mare è parte di noi.